Si lotta fino all'ultimo minuto per il podio, con cinque leoni in campo che ti fanno stare scomodo. Si vuole fare bene dalla prima e tutto l'anno. Sei che sopra quel campo do l'anima ad un compagno. C'è solo quella bandiera, wow, Adimola giallo-nera. Yeah, è nata una nuova stella. Servo a catturare il pallone, fuori per Tomasini, extra pass per Galassi, con la bomba che fa esplodere il pubblico di casa. È Luca Galassi, manda via Riccardo Carta e vuole giocarsi il palleggio, arresto e tiro ancora dall'arco, ancora Luca Galassi, era da due punti questa volta, ma Galassi che serve Tomasini, attacca il cuore dell'area, non trova il canestro, lo trova con il tappin volante il serbo Milos Milovanovic. Milovanovic, Galassi ribalta il lato pescando Carta che ha quel tiro nelle sue corde, lo manda a bersaglio, vedremo se il canestro verrà convalidato, sì, dicono gli arbitri. Primi tre della partita di Riccardo Carta che attacco della Virtus che ovviamente passa dalle mani di Luca Galassi, finta il tiro dall'arco, serve Marco Morara che con decisione attacca contro Tognacci. Esiste troppo poco per un giocatore esperto e talentuoso come Alex Ranuzzi, intanto attacca al cuore dell'aria Soliani, la butta per aria, trova il canestro, c'è anche il fallo, potenziale gioco da tre punti. Galassi per Aglio che ancora non è riuscito a entrare dentro a questa partita, tiro pesante per Lollo dal posto con dedica al compagno Alessandro Alberti. Naturalmente si rimanga su questa linea, intanto Morara uno contro uno, spalle a canestro contro Tognacci, si gira sul perno, si appoggia al vetro con la mano mancina. Enrico Grandi, Galassi intanto finta la tripla, poi la mette per terra, serve il suo capitano che si prende il jumper nel cuore dell'area, altre due per la Virtus, primi due per l'Andrea Costa che ha risposto alla grande al momento di massima difficoltà, e allora però assist Magagnoli, due personali per Tomasini. Tomasini in possesso di palla, ha cambiato qua la difesa Andrea Costa, serve allora Milovanovic, è rimasto Corcelli su di lui, Milovanovic è molto bravo a sfruttare il mismatch. In questa Serie B che mancava da 17 anni per la Virtus, isolamento per Tomasini che poi serve l'assist per Milovanovic, ancora assist per Tomasini. Marangoni cerca il pallone per Fasti, ha capito tutto, Magagnoli che bravo, gli serve Tomasini che va fino in fondo, cost to cost per Claudio Tomasini. Qua con il nuovo attacco per i suoi, si va da Capitan Aglio che si muove molto bene con il perno e trova il canestro andando a fronteggiare, a prendersi il tiro dalla media. La formazione di coach Federico Grandi, quarto punto per Trentin, meno due Andrea Costa. Tomasini porta dentro all'area, Fasti segna, c'è anche il fallo di Luca Fasti che è forte dalla difesa di Corcelli. Galassi in centro all'area, la scarica fuori per Magagnoli che lo spazio ce l'ha, il tiro ce l'ha, i tre punti arrivano, 5 della partita per Magagnoli. Da capitano davvero la sua fino a questo momento, prova a rispondere la Virtus con Morara, bellissimo l'assist per l'altro capitano Jacopo Aglio che appoggia al vetro il canestro della perfetta nuova parità. Allora sul meno 1, 46 Virtus, 47 Andrea Costa, direttamente dalla rimessa, assist di Galassi, 2 di Morara, sua squadra 52-48. Lo stesso Aglio in possesso di palla per Morara, palleggio, arresto e tiro dalla punta, bomba di Morara qui al Palasport Amedeo Ruggi. Allora palleggio chiuso la parte di Galassi, Aglio senza ritmo, si prende la bomba, straccia la retina. Girone C, Tomasini per Morara che non ci pensa su due volte prima di prendersi il tiro da tre punti, lo manda a bersaglio, 12. Chiamando l'ultimo gioco, Tomasini attacca, poi trova lo scarico per la bomba dalla punta di Morara a bersaglio, salta in piedi tutto il pubblico giallo-nero. Difesa Andrea Costa, e allora si muove sul perimetro il pallone, l'attacco della Virtus è bravissimo a usare il perno e a fronteggiare Jacopo Aglio, ha questo tiro nelle sue corde, la mette nelle mani del suo playmaker Galassi che attacca a destra, accelera, chiude però la difesa, trova ancora Gagnoli con la bomba dall'angolo, esultanza per lui. Mettere ancora più divario tra sé e la propria e gli avversari, bomba per Soliani che brucia la retina, esultanza. Fasti prova ad aumentare l'intensità e l'aggressività difensiva,
mettendo pressione sul palleggio di Galassimo. Rara, che bravo a sgusciare via sulla difesa di Trentin, si appoggia al vetro. Manca ricorso alla zona adesso per coach Federico Grandi, che prova a giocarsi queste carte, ma non è d'accordo Magagnoli. Anche con il cronometro la formazione di coach Regasti. Morara passa davanti al difensore, segna, c'è anche il fallo di Restelli. Colpisce la parte esterna del tabellone, Morara è bravissimo a recuperare anche questo pallone. Lancio tutto campo per Soliani da parte di Aglio, assist del capitano.